Noi chiediamo di liberare la Campania dall'oltraggio perpetuo che si chiama Vincenzo De Luca. Da 6 mesi è iniziata questa legislatura e da 6 mesi siamo ad occuparci dei guai giudiziari di De Luca anziché occuparci dei problemi della Campania. Chiediamo le immediate dimissioni di questo presidente che si è rivelato indegno, che ha mentito con una menzogna istituzionale ai cittadini campani, nascondendo un'indagine che riguarda la corruzione del giudice che gli ha consentito con una sentenza di governare. Questo getta ombre sul suo stesso governo regionale. Per questa ragione noi chiediamo che lui venga in Consiglio regionale a riferire, deve rispondere alle domande dei consiglieri, deve rispondere alle domande dei cittadini campani e chiediamo che vengano sospese tutte le attività perché in questo momento non c'è la serenità e non c'è più la fiducia istituzionale per andare avanti. È incredibile il silenzio di Renzi, da qualche giorno non twitta più niente ed è diventato muto. Invece io richiamo il segretario del Partito Democratico alle proprie responsabilità, deve riuscire a far dimettere la propria maggioranza perché non è possibile che ancora oggi il Partito Democratico, e ricordo che Renzi è segretario del Partito Democratico dal 2013, candidi persone che sono condannate anche in primo grado ma condannate, con una semplice regola come fa il Movimento 5 Stelle potevamo evitare quello che oggi stiamo vivendo sulla pelle dei cittadini campani. Voi siete tutti responsabili di uno Stato che la lotta all'evasione fiscale non la vuole fare, non la vuole fare. Il governo ha posto la questione di fiducia sulla voluntary disclosure, ossia su quello strumento che consente ai grandi evasori fiscali che hanno portato soldi all'estero in questi anni oppure li hanno tenuti nascosti al fisco in Italia, gli permette di acquisire l'impunità per i gravi reati che hanno commesso. In Italia abbiamo praticamente 3 categorie di persone: chi paga le tasse regolarmente, chi fa fatica a pagarle e magari è rincorso e strangolato da Equitalia, e poi chi si permette di portare ingenti risorse all'estero senza pagare le tasse. Ora queste persone avranno l'impunità. Il Movimento 5 Stelle dice no, perché è contro queste continue politiche di condoni. Ci sono 500.000 lavoratori che dal 1° gennaio del 2016 saranno costretti a mendicare un lavoro, magari alla mafia, e questo non lo possiamo permettere! Allora, in questo momento abbiamo incontrato una delegazione di associazioni dei lavoratori stagionali che, come sappiamo benissimo, hanno subito un grandissimo torto da questo governo. O meglio, il governo, anziché andare a spingere le professionalità del settore turismo, invece ha creato delle norme che faranno in modo che i futuri lavoratori stagionali verranno veramente subissati. E sono tanti, sono un esercito. Il decreto Poletti purtroppo non ha pensato a questa categoria, nonostante che il Movimento 5 Stelle sia nelle commissioni che nelle aule ha fatto presente questa anomalia. È un'anomalia italiana, mentre dovremmo puntare sulla tutela del lavoro, il diritto a una vita dignitosa, a quello che è lo sviluppo di un settore vero e proprio, il turismo, la cultura. In questo momento non si sta facendo nulla. In aula alla Camera stiamo votando la riforma del codice antimafia. La parte più importante di questa riforma riguarda le aziende e i beni sequestrati e confiscati alle mafie. Purtroppo il 95% delle aziende sequestrate e confiscate attualmente falliscono, quindi questo sistema è da riformare. Come vi dicevo, il governo come vuole risolvere i problemi che ci sono oggi? Vuole semplicemente passare la gestione della maggior parte di aziende grandi e di importante interesse economico da Cosa Nostra a Cosa Loro. Come? Affidando queste importantissime aziende a una società privata, Invitali S.p.A. Che cos'è Invitali S.p.A.? È un carrozzone privato controllato dal Ministero dell'Economia e Finanza che ha fatto un disastro dietro l'altro, un fallimento dietro l'altro e spreca ogni anno milioni di euro. Cosa proponiamo noi come Movimento 5 Stelle? Diciamo semplicemente di creare la destinazione anticipata, la possibilità di vendere queste aziende già alla confisca di primo grado. A chi? A persone che hanno la fedina penale pulita, che non hanno minimamente possibilità di essere dei prestanome, stabilendo dei paletti, e uno di questi paletti è quello della salvaguardia dei posti di lavoro. Così si possono aiutare queste aziende a non fallire, così si possono salvare i posti di lavoro. Il Parlamento italiano è impegnato a discutere la legge di stabilità, che è la legge in cui si decide come spendere i vostri soldi. Vi hanno detto che con questa legge di stabilità gli italiani non pagheranno più la tassa sulla prima casa.
Beh, non è vero, perché abbiamo scoperto che la pagheranno soprattutto le fasce più deboli della cittadinanza. Vi faccio solo alcuni esempi. Pensate a un anziano che ha un immobile di proprietà, una casa che si è comprato con le fatiche, con il sudore di una vita e, in quanto non più autosufficiente, è costretto ad andare in una casa di riposo e affittare quella casa per pagarsi la retta della casa di riposo. Beh, quell'anziano, i nostri anziani, dovranno pagare la tassa sulla prima casa e questo succede anche ai disabili che vanno in una casa di cura. In generale poi questo succederà a tutti quegli italiani che troveranno un lavoro, magari precario, lontano dalla propria residenza. E queste sono solamente alcune delle distorsioni che abbiamo trovato all'interno della legge di stabilità, che cercheremo ovviamente di cambiare sia alla Camera che al Senato. Vi chiediamo solamente una mano, vi chiediamo di diffondere queste informazioni, questo messaggio il più possibile, perché i partiti che ci governano temono solamente una cosa oggi, di perdere il consenso. E quindi se sanno che voi sapete, forse possiamo cambiare veramente le cose. Se la Grecia non fosse mai entrata nell'euro e avesse mantenuto la sua sovranità economica e monetaria, oggi avremmo gli stessi problemi che ci ritroviamo a dover risolvere? E glielo chiedo perché è pazzesco come grazie all'euro si sia ritrovati poi dopo alla distruzione del loro stato sociale, come abbiamo visto poco fa nelle altre domande, stanno perdendo i greci la possibilità anche di avere garantita una casa in nome di cosa? Della speculazione finanziaria che c'è stata su questo paese. Cioè, voi non governate col consenso, è questo che dovete capire, state governando col terrore. Ancora oggi il governo incentiva i concessionari del gioco d'azzardo a fare pubblicità, è socio in affari con un settore che devasta le persone, impoverisce le famiglie, inculca nei giovani valori sbagliati e infine danneggia lo Stato, perché tra il mancato incasso IVA sui consumi interni e i danni sociali calcolabili, il gettito per l'erario è nettamente inferiore. Entro questa settimana il divieto di pubblicità del gioco d'azzardo può diventare realtà. Abbiamo presentato un emendamento alla legge di stabilità che mette al bando definitivamente ogni pubblicità che con 100 milioni l'anno di inserzioni condiziona la libertà di stampa di giornali e TV. Tutte le sponsorizzazioni che vanno a finanziare le fondazioni politiche e le promozioni che invogliano i giovani e i cittadini a giocare speculando sui problemi delle fasce deboli. A maggio 2015 abbiamo attivato il nostro primo punto di soccorso anti-Equitalia a Cagliari. In questo punto utilizzavamo uno strumento legislativo molto interessante, che è quello dell'autotutela. Questo strumento era molto interessante per i cittadini perché dava la possibilità di effettuare dei ricorsi alle cartelle degli errori di Equitalia solo attraverso una semplice raccomandata di un modulo che era scaricabile proprio dal sito di Equitalia. Proprio dopo un mese è venuto fuori la pubblicazione di uno schema di decreto che è il 185 del 2015. Cosa fa questo atto del governo di Renzi? Cancella la possibilità di utilizzare il meccanismo dell'autotutela in coincidenza con la nostra attività. Quindi questo cancella quelle che sono le possibilità che hanno i cittadini di fare ricorso senza spendere tantissimi soldi attraverso dei professionisti. Ovviamente non ci scoraggiamo e infatti questo mese noi apriremo i punti di soccorso anti-Equitalia in Calabria. E vi siete mai chiesti perché le biciclette, così come tanti altri prodotti cinesi, costino molto meno rispetto a quelli nostri europei? Ci sono gli aiuti di Stato, cioè il governo interviene aiutando le aziende. Adesso i nostri produttori sono molto preoccupati perché nel 2016 la Cina pretende il riconoscimento automatico dell'economia di mercato. Beh, gli studi ci dicono che in Europa perderemo tra 1,7 milioni e 3 milioni e mezzo di posti di lavoro, di cui 700.000 solo in Italia. Io sono relatrice di un report importantissimo che è quello che dà le linee guida per la strategia commerciale dei prossimi 5 anni dall'Unione Europea e di sicuramente uno dei punti fondamentali sarà proprio quello sul riconoscimento dello status di economia di mercato alla Cina, che noi non vogliamo, così come non vogliono tutti i paesi del sud dell'Europa, paesi dove la manifattura è ancora importante. I stati del nord vogliono lo status di economia di mercato alla Cina perché loro non sono più paesi manifatturieri, sono paesi che hanno delocalizzato e si concentrano esclusivamente sui servizi. Ma questi signori, ricordiamo che non ci sono servizi senza beni.
rimasta senza acqua per 10 giorni. La 13ª città più grande d'Italia è rimasta per una settimana senza acqua. Messina, quasi 250...